Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleiride, bentornati a T-Sport, classico appuntamento con l'informazione sportiva di Teleiride, con l'informazione sportiva che riguarda la provincia di Firenze e la regione toscana. Quest'oggi apriamo parlando di calcio di Serie A, perché è una giornata particolarmente importante per quanto riguarda il discorso DS della Fiorentina per la stagione 2016-2017. Infatti da oggi è arrivata l'ufficialità che i Viola non rinnoveranno il contratto di Daniele Pradè. E allora il DS che appunto ha seguito il percorso della Fiorentina nelle ultime stagioni vedrà il suo contratto scadere il 30 di giugno, sarà dunque sostituito da una nuova figura che molto probabilmente sarà quella di Pantaleo Corvino. Infatti nella serata di ieri è arrivata la comunicazione ufficiale attraverso il sito del Bologna che il rapporto che legava l'ex DS Viola alla società felsinea si è concluso con una rescissione consensuale. Noi allora abbiamo provato attraverso questi indizi a scoprire quale sarà il futuro della Fiorentina, anche se dobbiamo dirlo, di fatto si attende solo Corvino a Firenze. Adesso è ufficiale, dopo tante speculazioni, ci sono gli indizi necessari per fare una prova. La vicenda legata al DS per la stagione 2016-2017 si risolverà nei prossimi giorni, ma da oggi è ufficiale che la Fiorentina volterà pagina. Alle 13.46 è infatti comparso sul sito ufficiale della Fiorentina un comunicato stampa che ufficializza l'addio a Daniele Pradè. ACF Fiorentina e il direttore sportivo Daniele Pradè hanno deciso di non rinnovare il rapporto professionale in scadenza il 30 giugno, che li ha legati per 4 anni di proficua collaborazione. La società ringrazia Daniele Pradè per l'ottimo lavoro e gli augura il meglio per il suo futuro professionale. È questo quanto si legge nelle prime 4 righe del comunicato di quest'oggi. Di comunicati importanti, però, ne era arrivato anche un altro ieri sera, quando il Bologna aveva reso ufficiale l'interruzione del rapporto con Pantaleo Corvino. Non rinnovato il contratto di Pradè, risolto consensualmente quello di Corvino. Ora non resta che aspettare il terzo episodio di questa successione nel ruolo di DS, ovvero che la Fiorentina ufficializzi il ritorno in Viola di Corvino. Il ritorno in Viola di un uomo in grado di portare grandi talenti nella città gigliata, molti dei quali utili anche negli ultimi anni per effettuare plusvalenze valide per il concetto di un autofinanziamento. Da non dimenticare infatti le cessioni remunerative di alcuni uomini di Corvino come Stefan Jovetic, Osvaldo, Ljajic, Nastasic e Felipe Melo. In attesa di conoscere i dettagli che concluderanno questa vicenda, è chiaro che a vincere il braccio di ferro interno alla società è stato Diego Della Valle, fautore di un cambiamento e soprattutto di uno snellimento dello staff dirigenziale, a differenza di suo fratello Andrea Della Valle, che invece avrebbe confermato lo staff avuto in queste ultime stagioni. D'ora in poi, alla guida della Fiorentina, ci sarà un trio con poteri diversi e ben precisi. Il presidente esecutivo Mario Cognigni avrà compiti gestionali. Pantaleo Corvino gestirà il mercato della prima squadra e delle giovanili, mentre Sosa gestirà la rosa della squadra. Corvino, dunque, una volta ufficializzato, dovrà cominciare a dirimere le principali incognite sul futuro Viola. Dagli eventuali riscatti, a proposito, oggi il DS del Cagliari Capozzucca ha ufficializzato il riscatto da parte della Fiorentina di Astori, alle probabili cessioni necessarie per creare la base economica su cui porre i pilastri della rifondazione. E dunque sarà un'estate calda quella della Fiorentina, se non altro dal punto di vista del mercato. Sarà però un'estate calda per tutto il calcio europeo, perché appunto attendiamo ormai con spasmodica trepidazione l'europeo in Francia, quello che appunto vedrà la nazionale di Antonio Conte competere in Euro 2016. E proprio oggi ha parlato il CT della nazionale azzurra in conferenza stampa, indicando cosa chiederebbe ai suoi atleti. Volessi chiedere un qualcosa ai miei calciatori, oggi sicuramente ai miei calciatori chiedo di sognare, chiedo di essere dei sognatori, ecco, quindi di sognare di un qualcosa di bello e di possibile. Questo mi sento di dire. Nella mia testa comunque ho già un progetto ben preciso dei 23, oggi potrebbero essere 24-25, ma nella mia testa è già ben preciso il disegno, e quindi questa settimana lavoreremo così come abbiamo fatto la settimana scorsa. Abbiamo la possibilità di lavorare con tutti, certo, valuteremo sicuramente le condizioni di Montolivo e Motta,
Questo è fuori dubbio, perché è inevitabile che il fatto che oggi non siano disponibili può avere un peso importante nelle scelte. Ecco. Ho dovuto comunque fare delle scelte dolorose, no? Per esempio Acerbi era un giocatore che comunque avrei voluto portare, così come De Silvestri. Lo stesso Soriano era stato con noi per tutto il tempo, però devo comunque arrivare a delle conclusioni, a fare delle scelte anche dolorose da un punto di vista di rapporto, no? anche umano, perché comunque devo valutare tutto, aspetto tecnico, tattico, fisico, mentale, esperienza anche a livello internazionale, devo un po' valutare tutto, ecco. E adesso passiamo dal tecnico azzurro per eccellenza, il CT della Nazionale Antonio Conte, a un altro allenatore di calcio, anche lui azzurro, ma perché facente parte dell'Empoli. Si tratta di Massimo Mutarelli, tecnico dell'Empoli Primavera, che ha centrato la qualificazione ai quarti del campionato Primavera contro la Juventus. La nostra Erika Calvani è stato a intervistarlo per capire, insomma, quali sono le sue indicazioni in vista di questa importante partita che attende i suoi ragazzi. Empoli tra le migliori 8 del campionato, insomma, una soddisfazione, era un obiettivo di inizio stagione? Sicuramente una grossa soddisfazione per i ragazzi, perché tutte le fatiche che hanno fatto durante l'anno si sono conquistati questa possibilità di andarsi a giocare le finali. L'obiettivo era quello di fare il meglio possibile, poi è chiaro, dove siamo arrivati adesso è anche qualcosina in più, che però, ripeto, se lo sono guadagnati giorno dopo giorno. L'Empoli affronterà domenica la Juventus, un avversario, insomma, ostico. Sì, è un avversario molto forte, è una squadra costruita per vincere, infatti quest'anno ha raggiunto la vittoria del torneo di Viareggio, ha raggiunto la finale di Coppa Italia, è una squadra molto forte, però cercheremo di dargli fastidio. Chi preoccupa di più al tecnico, insomma, Mutarelli della Juventus? Per caso un certo Cassata, anche ex Empoli? No, ma lì, a parte Cassata, sono tutti giocatori importanti, e Cassata in particolar modo aveva dimostrato anche a Empoli di essere un giocatore forte ed è cresciuto molto in questi anni alla Juve. Preoccupa relativamente tutto e niente, nel senso, noi dobbiamo cercare di fare la nostra partita e cercare di mettere in difficoltà una squadra che, come ho detto, è molto forte. E il vincente affronterà invece la vincente tra Torino ed Atalanta, l'altra invece Entella Roma e Inter contro Palermo. Sì, pensiamone una alla volta, perché sennò ci viene mal di testa a fare tutti i nomi delle altre. Pensiamo alla Juve, come ho detto prima, cercando di mettere in difficoltà con le nostre qualità, con il nostro modo di proporre calcio e di affrontarla nel modo più sereno possibile, perché troppo tensione non va bene. Quanto mancherà Roman in questa fase di campionato? Ma Roman da inizio anno ha avuto una crescita importante, non lo dico solo io, l'ha dimostrato lui in campo, è un giocatore importante per noi, è riuscito a farsi vedere, a mettersi in mostra, infatti era aggregato alla prima squadra, questo è merito anche suo per l'impegno che ci ha messo durante l'anno. E i giocatori forti mancano, però ne avremo altri. E cosa chiede Massimo Mutarelli ai suoi ragazzi? Chiedo la serenità, la voglia che hanno sempre messo, il massimo impegno logicamente, ma anche un po' di capacità di divertirsi in queste partite così importanti. Adesso passiamo al calcio di Lega Pro. Ieri vi abbiamo raccontato del risultato estremamente positivo per il Pisa, che nella gara d'andata della semifinale playoff ha battuto 3-0 il Pordenone con tripletta di Varela, e invece della gara sfortunata del Prato, che in casa della Lupa Roma ha perso 2-0 nella gara d'andata dei play-out per non retrocedere dal terzo livello calcistico italiano. Oggi torniamo a parlare di Pisa, lo facciamo con l'intervista telefonica realizzata con Pietro Tomei, DS della società nerazzurra, che ci parla della gara vinta 3-0 e anche dell'allenatore Ringhio Gattuso. Partita entusiasmante, direi una partita perfetta, con un protagonista assoluto insieme agli altri 13 compagni che sono scesi in campo. Varela ha deliziato con due gol straordinari, che solo un campione, perché per come ha calciato la palla nelle due circostanze
avrebbe fatto gol anche, credo, a qualsiasi altro portiere anche in Serie A. Per quanto riguarda il pubblico, che dire, è l'unica cosa che a Pisa, pur essendo una città che il calcio è cosa primaria per la tradizione, per tutto, è molto palato, molto fine, però non ti tradisce mai. Ecco, ieri è stato un catino incandescente dove sicuramente anche il pubblico, insieme a 23-24 giocatori che sono scesi in panchina insieme allo staff, loro erano uno di loro. Credo che il pubblico a Pisa non ha mai tradito e continuerà a non tradire. L'unica cosa certa a Pisa è il pubblico, poi tutto il resto, direttori, giocatori, allenatori e compagnia bella, possono deludere o farsi apprezzare, però l'unica cosa che è, chi viene a far calcio a Pisa, è certo che la curva, la gradinata e tutto lo stadio, no, nei momenti opportuni si fa sempre trovare. Ecco, ieri è stata una partita, direi la partita perfetta, perché la squadra è scesa in campo dal primo minuto per vincere e non è stata attendista, come spesso può accadere in una partita così importanti come i playoff. È andata in campo, ha avuto la fortuna e il merito di trovare due gol in 50 secondi, questo non bisogna dimenticarlo, però sul 2-0 ha cercato il 3-0, sul 3-0 ha cercato il 4-0, e credo che dobbiamo sicuramente stare attenti, però sinceramente, se sapremo non sbagliare la partita mentalmente, credo che difficilmente possiamo uscire da queste semifinali sconfitti. Ecco, dipende solo da noi, ma io credo che l'allenatore, le attenzioni che ha, quasi maniacali del mister, facciano sì che questo turno, credo che al 60%, anche al 70%, sia superato. Ecco. Lo dice uno che è più realista del re. Ecco, abbiamo giustamente annunciato appunto anche la gara del 29 maggio, quando alle 4 del pomeriggio ci sarà il ritorno tra Pordenone e Pisa, si ripartirà da questo 3-0 e si ripartirà anche quello che ha sottolineato, ovvero dalla grinta di un Gattuso che davvero sembrava indemoniato nel corso della gara, ha seguito proprio lo sforzo dei suoi ragazzi quasi come se fosse in campo anche lui. Ieri a caldo ha detto arrivo in fondo e ho appena cominciato ad allenare, smetto subito, perché non è possibile che io non riesca a trovare spazi, anche se non temporali, ma anche quando sono a casa non ci sono, perché penso alla squadra, penso ai dettagli, penso a tutto. È un allenatore straordinario, perché è riuscito anche, voglio dire, grazie ai risultati certamente, però è riuscito, vedo un gruppo dopo tanti anni che sono in questo settore, ormai sono 33-34 anni che dirigo, prima ho fatto 15 anni il calciatore professionista, anche se in Serie C, non ho mai visto, voglio dire, l'amalgama che c'è a livello di cervelli, no? Vedi proprio, Ciani gioca, Ciani va fuori, Varela gioca, Varela va fuori, gioca Lisuzzo, va fuori un altro difensore, rientra il difensore, esce quell'altro, c'è proprio la voglia di vincere questo campionato. Purtroppo siamo nelle mani del Signore, io dico sempre, speriamo che il Signore, quando ha un po' di tempo per il calcio, guardi verso Pisa, perché in queste partite così secche, così difficili, gioca un ruolo importantissimo anche il dettaglio. Però ecco, Gattuso fa di tutto perché non possa accadere un dettaglio contrario, cioè non molla un attimo. Lui gli ha detto ieri alla squadra, ragazzi, stasera godiamocela, domani riposatevi, da martedì esiste solamente il Pordenone, perché giustamente lui viene da un'esperienza al Milan clamorosa e si parla di campioni, vinse con la squadra spagnola 4-1, poi perse 4-0 al ritorno. Dobbiamo vedere, dato che siamo arrivati a questo punto con questo entusiasmo, di arrivare alla finale. Poi la finale vedremo quando ci siamo con chi sarà, e vediamo di dare il massimo, sperando che la fortuna, che quest'anno non è che ci ha aiutato molto, no, guardi verso Pisa e magari riuscire a raggiungere questo sogno. Io credo che con un eventuale sogno di Serie B
concretizzato anche Gattuso, credo che potrebbe ripensare un attimino e poter anche rimanere a Pisa. Gattuso è valore aggiunto, Gattuso tra qualche anno farà l'allenatore in squadra importante. Insomma, questo l'auspicio, ma anche l'intuizione di Pietro Tomei, che ha detto insomma Gattuso allenerà in piazze importanti nella prossima stagione, e chissà che proprio non sia Pisa quella piazza importante, una Pisa che sogna la Serie B e che dunque potrebbe dare anche un salto di categoria al suo allenatore. Staremo a vedere. Intanto andiamo a parlare anche di Serie D per vedere chi un salto di categoria lo sogna attraverso i play-off e chi invece deve guardarsi dalla retrocessione, deve guardare alla retrocessione come ormai una cosa concreta. Stiamo parlando ovviamente del Gavorrano, che ha vinto i play-off del girone E di Serie D, e dello Scandicci, che invece ha perso lo scontro play-out contro la Massese. Verdetti e sentenze di fine anno, ecco cosa ha portato in dote il weekend del calcio dilettanti, con la Serie D in particolar modo, che ha dato risultati che cambiano la geografia del più importante campionato di calcio dilettantistico. Nel fine settimana in Serie D infatti si sono disputati non solo gli impegni della Pool Scudetto, che non interessavano nessuna squadra della nostra regione, ma anche le gare di play-off e play-out, che invece coinvolgevano da vicino diverse toscane. Partendo dai play-off c'è da registrare il successo del Gavorrano sul Monte Catini. 1-2 il risultato finale, con i Minerari che si sono ripresi, almeno in parte, quanto gli aveva tolto il finale della regular season. Nel finale di campionato, infatti, la squadra di Bonuccelli aveva perso terreno e da capolista era scivolata al terzo posto, scavalcata dal Gubbio, poi laureatosi campione del girone E, e proprio dal Monte Catini. Monte Catini, la cui rincorsa alla seconda piazza è dunque valsa poco, anche perché ai termali non è bastato avere il fattore campo nella finale playoff. Troppo forti le motivazioni di un Gavorrano che nella parte conclusiva della stagione si è chiuso a riccio, isolato dalle polemiche che hanno contraddistinto la lotta per la vetta del girone E, e ha ritrovato gli equilibri giusti per strappare un successo che tiene aperta la porta verso la Lega Pro. Minerari in vantaggio subito al nono con un calcio di rigore realizzato da Lombardi. La risposta del Monte Catini arriva invece sul finire del primo tempo con l'1-1 realizzato da Gelli. Nella ripresa, però, la squadra allenata da Maneschi viene colpita nuovamente a freddo dal Gavorrano, che va in gol al quarto con capitan Salvadori. È il gol decisivo e la vittoria decisiva. Il Gavorrano e mister Bonuccelli, confermato alla vigilia dello scontro playoff come allenatore della prossima stagione, adesso attendono di sapere se il domani sarà in Lega Pro. Chi è certo di avere un futuro in Serie D è invece la Massese, che dopo una stagione disastrosa ha almeno mantenuto la categoria nello scontro play-out di questo weekend. A farne le spese lo Scandicci, che dopo 9 anni abbandona la Serie D. 0-3 il risultato finale del Turri, con la Massese che segna sul finire di primo tempo con l'ex Lazio del Nero e ringrazia Barsottini per il rigore parato a cacciapuoti. Bianconeri che poi fissano il risultato finale nel secondo tempo con il gol al 55esimo di Falchini e con la rete in pieno recupero di Dell'Amico. Nel finale nervosismo per i giocatori dello Scandicci, espulsi Mussi e Vinci, oltre al preparatore dei portieri Sardella, a dimostrazione della sofferenza inflitta allo Scandicci da questa retrocessione, patita peraltro per mano di una squadra come la Massese, a lungo in difficoltà e in un'annata contraddistinta da 3 cambi di allenatore. Lo Scandicci ora dovrà ripartire dall'eccellenza e dovrà farlo anche senza poter incassare il premio economico dei giovani di valore, visto che tale contributo è versato alle 3 squadre più giovani di ogni girone di Serie D, ma solo alle squadre che riescono a mantenere la categoria. E considerando le difficoltà economiche attraversate dai Blues, il danno della retrocessione così diventa doppio. E abbiamo parlato proprio di Gavorrano e Scandicci, ma anche di Massese e di Monte Catini. Adesso però andiamo a fare un focus proprio sullo Scandicci Calcio e sulla situazione post retrocessione sul campo contro la Massese. Abbiamo infatti parlato con Gabriele Alessandro Burroni, direttore generale della società Blues, per capire qual è il futuro che attende la squadra che in questa stagione è stata allenata da Mister Cecchi. La gara, insomma, il campo ha parlato per tutti, è finita 3-0, la Massese ha avuto la meglio, la squadra sicuramente migliore sulla carta di noi e ha dimostrato quello che era il suo valore, l'organico.
il forzo organico che hanno a disposizione rispetto allo Scandicci. Ecco, ora quali sono gli scenari che si aprono per lo Scandicci e la società Blues sta già pensando a quello che sarà il campionato d'eccellenza? No, precisamente noi stiamo pensando al campionato di Serie D. Uscirà un comunicato a breve ufficiale della società, penso già domani lo potrete trovare sul nostro sito. Noi comunque sia pensiamo che la nostra società debba militare in Serie D e pertanto chiederemo di pescare. Abbiamo controllato le tabelle, siamo comunque i primi nella graduatoria meritocratica nazionale, perché siamo avanti a tutti 2 punti sul qualche posto facendo i nostri calcoli, quindi noi chiederemo di pescaggio. Penso che guardando la storia degli pescaggi negli scorsi anni, penso che dovremmo rientrare e ridiscutare un campionato di Serie B. Sarà comunque un momento cruciale però l'estate per lo Scandicci, perché sono attese novità anche per quanto riguarda l'assetto societario. Ci sono 2 fasi. Per quella che è la programmazione sportiva e il processo sportivo, abbiamo già definito quelli che sono i ruoli principali, quindi diciamo i direttori dei vari settori, insomma i ruoli importanti abbiamo deciso e domani sul comunicato li renderemo noti a tutti. Per quanto riguarda l'aspetto societario, che riguarda quello che è l'aspetto maggiormente finanziario, perlomeno economico finanziario, dovremmo aspettare ormai penso la metà di giugno perché si possa avere un'ufficialità completa. Io spero vada tutto per il meglio, ma dovrebbe aver sistemato anche la questione economica. Quindi diciamo che luglio possiamo completamente dedicarci a riprendere in mano questo Scandicci tutto per tutto. In questa fase in cui è importante anche l'aspetto economico, un commento lo chiedo anche in merito alla mancata salvezza in ottica di giovani di valore, dunque del premio economico che viene consegnato alle società che si salvano e che fanno parte delle 3 più giovani del girone di Serie D, dei gironi di Serie D. Questa possibilità per lo Scandicci di fatto però è sfumata. Purtroppo sì, perché eravamo, se ci fossimo salvati avremmo avuto 25.000 euro il prossimo anno con la retrocessione del San Sepolcro. E vabbè, purtroppo non ci siamo riusciti. Dopo tutto penso che la squadra e il mister abbiano quasi fatto un miracolo. Anzi, diciamo, non ci sono riusciti sulla carta, ma di fatto ci sono riusciti, perché come ricordiamo lo Scandicci a dicembre era a 10 punti, penultimo, in girone di ritorno abbiamo fatti 26, quindi una media da play out. Purtroppo siamo riusciti, l'avversario era superiore a noi, hanno giocatori molto molto importanti, per me hanno fatto la Serie A, che comunque sia un giocatore decisivo nell'incontro, e poi penso abbiamo fatto il massimo. Peccato per i 25.000 euro, però in questi mesi diciamo la nostra società e la nostra squadra ha reagito a problemi ben più grandi, e quindi insomma risparmieremo su qualche giocatore, su un del nero, non prenderemo del nero il prossimo anno, facciamo così. Chiude anche con una battuta, dunque, il direttore generale dello Scandicci, che dice non prenderemo del nero, per ovviare alla al mancato ottenimento del premio dei giovani di valore arrivato in seguito alla retrocessione in Serie D, che appunto ha tolto la possibilità di ottenere questo premio economico allo Scandicci. Concludiamo questo appuntamento di T-Sport ricordando che ieri si è giocata a gara 1 delle finali di Serie A di calcio a 5 femminile con il Città di Montesilvano che ha battuto per 4-1 l'Isolotto Firenze. Questo è il risultato finale della gara 1. Adesso si attende gara 2 che si disputerà sabato 28 maggio in Toscana, dopo appunto la gara di esordio che invece si è giocata nel campo di casa del Città di Montesilvano. Per quanto riguarda T-Sport è tutto, dunque da parte mia un saluto, un buon proseguimento di serata con i programmi di televisione.
Iride. Arrivederci.